Liberi.tv, sesto congresso Associazione Radicale Certi Diritti, Napoli. Siamo in compagnia di Dejanira Piras, attivista del Movimento 5 Stelle e soprattutto è intervenuta da poco per parlare delle attività del Movimento 5 Stelle inerenti alla campagna Equal. Ci vuoi parlare un attimino di quello che riguarda insomma la campagna Equal e del materiale che tu stai raccogliendo per questa diciamo, iniziativa? Ti colgo disinformato. Mi cogli disinformato? Scherzo. Allora, si chiama Progetto Equal, è un progetto sulle pari opportunità e diritti civili, è nato a giugno del 2011 ed è concluso a livello piemontese a marzo del 2013. È un progetto nato con l'idea di introdurre tematiche nuove all'interno del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle nasce come un movimento politico più legato all'ambientalismo. Certo. Sicuramente l'ambiente è importante, ho ritenuto utile dare un contributo, ho lavorato appunto per il gruppo consigliare della Regione Piemonte con vari temi, ad esempio in particolare sul tema LGBT, ad esempio abbiamo fatto delle serate, dei cicli di serate con il coordinamento Torino Pride di orientamento sessuale, loro lo fanno nelle scuole, l'obiettivo era quello di fare lezioni agli adulti, sì, perché gli adulti ne sanno poco e quindi è necessario insegnare anche a loro che cos'è la comunità LGBT. Dopodiché abbiamo fatto un secondo ciclo di serate sempre in giro per il Piemonte, in questo caso con gli avvocati di Rete Lanford, per fare informazione sui testi di legge che sono presenti in Europa e che mancano ovviamente in Italia. Voi parlate anche dell'aumento delle donne in politica. Esatto, altre tematiche che sono state affrontate sono legate alle pari opportunità. Ho deciso di proporre questo progetto dopo aver fatto una tesi sugli organismi di parità della Regione Piemonte. So che nessuno conosce, penso nessuno un parolone, però molte poche persone conoscono gli organismi di parità. Parlo della consigliera di parità regionale, persone che hanno preso fino al 2010 stipendi importanti comunque, persone che sono dentro in tutte le regioni e in tutte le province italiane, figure importantissime che avrebbero il ruolo di difendere le donne in ambito lavorativo. Andando oltre, gli organismi di parità regionali purtroppo non funzionano perché, e mi è stato detto attraverso la tesi, non funzionano perché la politica se li mangia, si mangia le poltrone, ha necessità di ottenere diciamo poltrone, e quindi purtroppo la lottizzazione impedisce il reale funzionamento e la conoscenza. Quindi attraverso gli organismi di parità, migliorando gli organismi di parità, l'obiettivo è quello appunto di aiutare le donne a poter partecipare attivamente alla politica. Abbiamo visto i risultati sia nazionali, ma io appunto anche sulla questione delle liste civiche, perché la politica si fa nei comuni, si fa nelle regioni, si fa, speriamo non più, nelle province, e quindi è necessario introdurre tematiche e affrontarle in maniera tecnica. È una parola, è diventata brutta come parola, ma come dicevo prima le associazioni possono dare un grandissimo contributo in questo. Infatti ho collaborato, come ti dicevo prima, col coordinamento Torino Pride, ho collaborato con le consulte per la laicità nelle istituzioni, ho parlato con Lorella Zanardo per il corpo delle donne, per introdurre appunto tematiche nuove con metodologie diverse. I parlamentari 5 Stelle, ma anche appunto i consiglieri comunali attraverso laicità a livello comunale, ad esempio abbiamo organizzato un'iniziativa politica dal nome Laicità a livello comunale, perché ho chiesto a tutti i consiglieri del Movimento 5 Stelle presenti nei vari comuni d'Italia, quindi Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, eccetera, Toscana, di consegnare due delibere, come è stato fatto a Torino, una sul testamento biologico e una sulle unioni civili. Perfetto, purtroppo però è stato, non tutti i comuni hanno deciso di dire sì a questa delibera e spesso e volentieri in questi comuni la maggioranza era del PD e fa strano, no? Molto strano. Purtroppo uso il termine strano, ma in realtà non fa strano, è il PD, nel senso che è... bigottismo, ipocriti, qualcosa del genere. Sì, sono divisi. Sono un po' confusi. Per fortuna i consiglieri comunali hanno deciso del Movimento 5 Stelle, hanno portato questi testi, hanno provato a farli discutere, in alcuni casi ci sono riusciti, e quindi speriamo appunto che attraverso l'introduzione a livello comunale, adesso a livello nazionale,
generazionale, facendo cultura, perché è importante andare in giro a insegnare agli adulti che cos'è la comunità LGBT, che cosa vuol dire la diversità, accettare la diversità, no? Sicuramente forse anche per il fatto di essere, io sono stata adottata quando avevo un anno, mi chiamo Piras perché... Sardegna? Mio papà era sardo, mia mamma è di Venezia, e forse il fatto di essere un'italiana alla Balotelli, no? Speriamo un pochino più, più intelligente, no? Che non sia stupido. No, assolutamente. Però un po' più saggia, mettiamola così, ci proviamo, ecco. De Genere, io volevo chiederti una cosa. Nel vostro, ho visto una locandina, un manifesto, dove parlavate appunto dell'invito al Palermo Pride di quest'anno, che si terrà il 22 giugno. Se lo riusciamo a recuperare, se no eventualmente lo mettiamo dopo nel montaggio. Ho voluto invitare i parlamentari 5 Stelle a partecipare al Pride... Grazie. A partecipare al Pride di Palermo, scusate, al Pride di Palermo, perché come abbiamo fatto, come siamo andati alla TAV, come siamo andati alle manifestazioni contro il MOUS, come siamo andati ieri all'Aquila a manifestare per ricordare la tragedia che è accaduta e che purtroppo di cui la politica si è volutamente dimenticata, così dobbiamo essere presenti durante il Pride. Perché il Pride a volte c'è a chi piace, c'è a chi non piace. Io ritengo che se a Mosca hanno deciso di impedire che il Pride venga realizzato, penso che sia una ci faccia capire l'importanza del Pride, dell'orgoglio di poter dichiarare apertamente alle persone quello che si è, senza doversi vergognare, senza avere paura, perché non è giusto. Io non posso nascondere di essere di colore e non capisco per quale motivo qualcuno possa nascondere il fatto di essere omosessuale o etero, no? Quindi la libertà deve arrivare anche in Italia, speriamo. Con questo messaggio di Dejanira Piras da parte del Movimento 5 Stelle, perché l'abbiamo visto anche con l'onorevole Livia Colonnese, che ha praticamente fatto un'apertura unica in Italia rispetto a molti altri schieramenti, io vi invito a visitare, penso ci sia anche un sito internet che... c'è una pagina Facebook, spero a breve di poter creare un sito internet, comunque c'è una pagina Facebook, Progetto Equal, dove appunto ci sono tutte le informazioni, i video, le cose che sono state fatte, i report, perché tutto quello di cui ti ho parlato, ci sono due report alla città a livello comunale e il report di come abbiamo affrontato la tematica LGBT. È importante che la politica inizi a fare questi report, perché altrimenti si perde il percorso fatto, ed è importante che i cittadini possano sapere cosa si è fatto, perché io sono stata pagata con soldi pubblici e voglio, dal gruppo consigliere regionale, e voglio rendere conto di quello che ho fatto, perché mi piace lavorare e mi piace rispettare il mio lavoro e le persone per cui lavoro. Grazie a te per questo contributo che dai all'Italia intera. Grazie ancora. Grazie a voi. Buon lavoro.